è un uomo orribile, disgustoso, arrogante. Io ce l'ho messa tutta per essere preparata e gentile. Mi faccia capire di che cosa sta parlando. Di una serie di videoblog, dottore, che dovevo realizzare per il portale Mode Modi con un certo Rossini, musicista ingordo e supponente, che mi ha maltrattata di fronte a tutti senza risparmiare insulti sessisti. Quando è successo? L'altro giorno, in un'osteria di Pesaro. E sì che il primo incontro era andato bene. Invece nel secondo, quando mi sono commossa per la storia di Cenerentola, ha iniziato a deridere le mie emozioni con parole irripetibili. Per esempio? A un certo punto mi ha detto: cara, ti parlo schietto e tondo, ma hai rotto il timpano! Ma quella è semplicemente una citazione da una sua celebre opera, L'italiana in Algeri. Ah, davvero? Ma sì, e le dirò di più. Come tanti grandi artisti, Rossini non è certo un uomo facile. Ma a differenza di molti suoi colleghi non è mai stato né superbo né scontroso, casomai un ironico giocherellone. A me è sembrato solamente un gran maleducato. Per meglio comprenderlo dovrebbe sapere che il suo quadro clinico è tutt'altro che stabile. Ha lungamente sofferto di gonorrea, di bronchite cronica ed enfisema, con obesità alternate a perdite di peso, il tutto nel contesto generale di una assai probabile sindrome maniaco-depressiva. What? Non l'avrei mai detto. E invece sì. Rossini ha dovuto convivere con allucinazioni uditive, pensieri di morte e progetti suicidi. Alcuni sostengono che anche per questo equilibrio precario che, a soli 37 anni e dopo strepitosi trionfi mondiali, si allontanò dal mondo operistico per ritirarsi a vita privata, scrivendo solo qualche sporadica composizione. Se questi elementi possono valere come parziale giustificazione, di sicuro il maestro saprà riconquistarla, appassionarla e magari anche regalarle qualche momento di schietto divertimento. Perché non mi vuole mai rivelare il menù giornaliero scelto da Rossini? Ma qual è il motivo di questi segreti? Ma comunque, le confesserò. Stamattina l'ho seguita al mercato e gli ingredienti della sua spesa valgono più di 1000 indizi. Pancarè, tartufi, foie gras, burro, una bottiglia di Madeira e dulcis in fundo... filetto di manzo, che tutti uniti danno vita all'inconfondibile soavità del... Tournedo alla Rossini. Oh, salute maestro, ben arrivato. È sempre un grande piacere poter... Ehi, ci sono anch'io! Scusate il ritardo, è che sono stata 2 ore dal mio psichedelico parrucchiere e perciò eccomi solo ora qui con voi. Come parla strano oggi, signorina. Si segga qui accanto a me che urge discutere dei tournedo. Tourne che? Tournedo! La sublime ricetta inventata proprio dal maestro e che ormai è celebre in tutto il mondo. Un filetto tenero tenero e pieno di gusti. Così chiamato perché quando Rossini ne inventò i prelibati abbinamenti, un improvvido chef li rifiutò e il maestro dovette imporgli di girare la schiena, in francese appunto tourner le dos, e andarsene via. Eh no, mi dispiace, oggi niente chiacchiere di food, anche perché ho deciso di seguire la dieta del digiuno intermittente, quindi fino a domattina solo bicchieroni d'acqua. Questa poi. Mi dica piuttosto, maestro... Ho saputo che a un certo punto della sua carriera ha smesso di scrivere opere liriche, cioè proprio quel genere di musica per cui tutto il mondo la venerava. Per quale motivo? Io non sono che un povero melodista. Nello scrivere avevo una certa facilità e chi lo sa, forse sarei potuto arrivare a qualcosa. Ora invece mi considero un semplice pianista di quarta classe. Ma che dice? Qui leggo che ben 30 anni dopo la sua ultima opera ha scritto tipo un'intera messa. La petite messe solennelle. Ah, la mia musica sacra.
ma per i sapientoni della grande arte non è mai stata niente più che una musica semiseria. Ma perché mai oggi dovremmo darle, sia io sia lei, una considerazione maggiore? Psst, mademoiselle! Si ricordi che il maestro è tanto modesto quanto burlone. Alla petite messe appose lui medesimo qualche riga in cui si rivolgeva al buon Dio, dicendogli: ero nato per l'opera buffa, tu lo sai bene. Poca scienza, un po' di cuore, tutto qui. Che tu sia benedetto e accordami il paradiso.